sempre più. Ciao a tutti! Chissà cosa combineremo oggi io e i miei amici. L'episodio di oggi è Il re del petrolio. Ciao, Tentolone! Uno di questi giorni qualcuno ti insegnerà le buone maniere a suon di legnate. Ciao, Lulu. Buongiorno, nonna Mary. Stavo dicendo al suo George che è un gran maleducato. Sì, è vero, hai ragione. Si sta guadagnando l'antipatia di tutto il vicinato e ho paura che prima o poi qualcuno se la prenderà e gli farà del male. Come ha fatto a imparare tante brutte parole? Dalla domestica. Cos'è successo alle sue piante? Si stanno tutte abbassendo, vedi? Avrebbero bisogno di un po' di terra nuova. Gliela porterò io. Davvero? Vuoi dire che saresti così gentile da andare a prendere del terriccio di bosco per le mie piante? Perché? La terra da queste parti non è buona. È per questo che le sue piante si stanno seccando. I fiori del bosco sono più belli. Questo perché lì la terra è migliore. Allora vado a riempirne un paio di secchi e glieli porto. Oh, ma davvero sei disposta a farlo? Mentre ti aspetto, ti preparerò una squisita torta al cioccolato. Urrà! Sarò di ritorno prima che George faccia in tempo a imparare un altro insulto. A presto, allora! Temo che in questo nessuno sia più veloce di lui. Mamma, io vado nel bosco. Accidenti, non immaginavo che pesasse così tanto. E figuriamoci poi quando sarà pieno fino all'orlo. Ehi, ciao Anita! Ciao Lulu, dove stai andando? Nel bosco a prendere della terra per la vecchia Mary, che in cambio mi darà una torta. Oh, che buon affare che hai fatto! Già, favoloso, eh? Però stavo pensando che sarà dura scavare tutta questa terra. Certo, se convincessi Toby. Ehi, dico, stai scherzando, vero? Vorrà assaggiare la ricompensa e tu li conosci i suoi assaggi. Già, non me ne lascerebbe nemmeno una briciola. Hai proprio ragione, deve pure esserci il modo di farlo lavorare senza informarlo. Se esiste non ho alcun dubbio che tu lo troverai. Ma pensaci velocemente perché sta arrivando, eccolo. Ehi, guarda, ha imparato a leggere. A proposito, tu lo conosci il romanzo Le avventure di Tom Sawyer? Non era quello che fece dipingere la staccionata ai suoi amici al posto suo? Già. Ehi, guarda, guarda! Toby si dà alla cultura, visto Anita? Incredibile! Ehi, Toby! Non ti rendi conto che è molto molesto interrompere la lettura degli altri? Beh, è così di sicuro. Inoltre, oggi è il giorno della settimana in cui non parlo con le femmine, e con te in particolare. E da quando hai preso questa decisione? Ecco, se vuoi saperlo da oggi, Lulu. Per tua informazione, ultimamente mi sto dedicando a certe indagini riguardanti il petrolio. Questa è una fotografia di un pozzo petrolifero come quelli che ci sono in Texas, in Arabia o in Messico. Voglio andare in uno di questi paesi, magari in tutti e tre, trovare il petrolio e guadagnare $1 milione. Mi comprerò una macchina di lusso con autista. La gente si affollerà per strada per vedermi passare. Ed eccomi lì, con un sigaro Havana in bocca. Attento a non bruciarti, Toby! Mi limiterò alla macchina di lusso! Dai, stai sognando ad occhi aperti, Toby! Oh, si sono sempre fatti beffe dei grandi, Cristoforo Colombo, Galileo, Frankenstein. Beh, per uno che non aveva intenzione di parlare con le femmine per tutto il giorno, hai fatto parecchie eccezioni. Guarda che c'è, Lulu! Senti un po', è vero che sei il ragazzo più forte della città? Oh beh, io dico che il più forte della città è un altro, ne sono sicura, sai? Guarda che è vero, mi hanno detto che sei il ragazzo più forte della città! Infatti lo dicono, ma finora non ne ho avuto la conferma! Basta così, ragazze, potete risparmiare il fiato! Che? Mi credete nato ieri, per caso? Quando le ragazze cominciano a farti i complimenti, significa che vogliono qualcosa! E qualunque cosa siamo, la otterrete, capito?
Abbiamo firmato un accordo di mutua difesa dai vostri inganni con la banda di Toby. Andiamocene! Avete capito? Presto, sarò ricco! Ah, eccoli qua! Sentite! Dobbiamo parlare! Già! Ah, sì? Di solito voi prima picchiate e poi parlate! Beh, stavolta no! Il fatto è che le ragazze hanno tentato con l'inganno di farci fare non so cosa per loro. Beh, secondo me dobbiamo restare uniti e non farci prendere per il naso. Almeno su questo saremo d'accordo, ragazzi, non è vero? Certo! È la prima cosa sensata che ti sento dire! Sì, tutto va bene! E ora che si fa? Non lo so! Devo ammettere che stavolta mi ero proprio sbagliata! Meglio dimenticarsi di quella torta al cioccolato! Non mi do ancora per vinta! È solo una ritirata strategica! Andiamo a cercare Gloria! Ehi, ciao ragazzi! Mi spieghi cosa sarebbe questo coso, Gloria? Si tratta di un'astronave! È un modellino della Torre Eiffel! Torre Eiffel? Stai parlando di quella che sta a Parigi? Esattamente! Me l'ha portata mio padre dalla Francia! Oh, tuo padre ti regala sempre delle cose bellissime! Certo, non è grande come quella vera che misura più di 300 metri! I francesi vi hanno costruito un ascensore che permette di arrivare in cima e di ammirare un panorama che spazia per tutta la città di Parigi! Mi sembra abbastanza grande anche questa! Sì, è abbastanza spaziosa, provate a entrare! È proprio bellissima! Non è da tutti avere in giardino un modellino della Torre Eiffel! State a sentire che idea mi è venuta, ragazze! Questa Torre Eiffel potrebbe diventare una magnifica sede per un club! È vero, mi sembra un'ottima idea! Non so perché, ma mi sembra di avere già visto qualcosa di simile e non ricordo esattamente dove! Qualcun altro ne ha una uguale? No, non è questo! Un momento, ne ho vista una molto simile in fotografia! Meno male! Siamo l'unico club della città ad avere per sede la Torre Eiffel! Beh, solo il suo modellino! Sembra che sia il nostro club! Bene! È molto più graziosa della sede della banda dell'Ovest o di quella di Toby e i suoi amici! È la sede più bella del mondo! Già, ma c'è un problema! Se ci mettiamo a giocare qui cominceranno a fioccare le proteste dei vicini! Già, è vero, non ci avevo pensato! Portiamola altrove! È leggerissima, vedete? Ma allora possiamo portarla dove ci pare! Mi chiedo quale può essere il posto più adatto! Uno ben lontano dai nostri genitori! Sapete, più vedo questa Torre Eiffel e più mi vengono in mente i pozzi petroliferi che c'erano in quel libro di Toby! Ecco cos'era! Hai capito, Anita, era lì che avevo visto la torre! Eccola qui, della buona terra. Bene, sto già pregustando la torta. Che torta? Non capisco! Già, hai ragione, non sei al corrente delle novità! Adesso ti spiego! Capito, con i miei sudati risparmi mi sono comprato questo libro, ma mi sembra che ne sia valsa la pena, credetemi! Perché questo libro mi renderà una babbo! Ah, e quando diventerai milionario, Toby, pensi che potrai restituirmi tutti i soldi che mi devi? Dai, Tito, non stiamo a pensare a questo misero debito! Lo riavrai con gli interessi. Beh, a lui interessa di riavere i suoi soldi. Ma io sarò un ricco petroliere. Ehi, senti, Anita, l'hai visto anche tu quel pozzo petrolifero? Ti riferisci a quello che c'è nel bosco? Di quale pozzo petrolifero parlate? Vorrei tanto raccontartelo, Toby, ma vedi, tu hai detto che oggi non parli con le femmine. Ah, sì, aspetta, Lulu, le regole sono fatte per essere infrante. Proprio come le diete, Dicevamo di un pozzo petrolifero. Ah,
Ne hanno scavato uno nel bosco qui vicino. Oh sì, sicuramente è l'ennesima vostra bugia. Beh, non mi farò prendere per il naso da voi. Guarda che se non ti fidi di noi puoi andare a verificarlo di persona. Tito, dove vai? Ma non so cosa ne penserete voi, ma io sto andando nel bosco in cerca di fortuna, ragazzi. Ehi, aspetta, prima io! Ehi, Lulu, che succede? Credevo che lo sapeste. Che lo sapessimo? Che cosa c'è da sapere? Toby è andato nel bosco in cerca di petrolio. In cerca di petrolio nel bosco? Che ti prende? Sei sordo? È uno dei tuoi scherzi. Credevi che ci cascassi, eh? Ma io ti conosco. Senti un po', se non mi credi, perché non provi ad andare a verificare di persona? Tu pensi che... E pensi che io non sia capace di andare a verificare? Beh, adesso ci vado, capito? Così vedrai. Sì, eh? Comunque sbrigati. Guarda che Toby e i suoi amici sono già lì a scavare. Ma siamo noi i più forti e vedrai che saremo noi a trovare il petrolio. Beh, mi permetto di dubitarne, visto che Toby ha già scoperto il posto buono. Cosa? Arriva la concorrenza! Risparmiate la fatica, saremo noi a trovarlo! Davvero? E credi che ve lo permetteremo senza reagire? Ebbene, ora spiegatemi cosa credete di fare! Non pensare a loro, piuttosto aiutaci a scavare! Su che saremo ricchi! Fama e ricchezza sono a pochi centimetri. Oh, meglio lasciar perdere la limousine. Mi accontenterò di una jeep. Non è il momento di arrendersi, ragazzi. Ma per me invece è il momento. Non credo che qui ci sia il petrolio, solo lombrichi o al massimo topi. Voi arrendetevi pure se volete, ma io insisterò, voglio comprarmi almeno una jeep. Mamma mia. Faccio più. Eh? Oh! L'abbiamo trovato! Ecco il petrolio! Il petrolio! Eppure oggi le previsioni del tempo non dicevano pioggia! Felicitazioni, amico! Mi felicito con te, l'abbiamo... Un momento! Questo petrolio l'ho trovato io! Sei impazzito! L'ho trovato io, capito? Ah!
Aiuto! Oh. Ora salterà tutto in aria, presto, giù! Non è successo niente! Veramente io sapevo che il petrolio era infiammabile, Lulu! Ma questo non è petrolio, è acqua! Quei due scemi stanno litigando per un po' d'acqua! Ragazzi, non litigate! Di acqua ce n'è in abbondanza! A meno che non vi risulti il contrario! Oh, è vero, è acqua! No, non è possibile! Caro, in casa non c'è un filo d'acqua! Ma che strano! Ha smesso di uscire all'improvviso. Ehi, agente! Sta succedendo qualcosa di strano alla pressione dell'acqua. Noi non ne abbiamo più una goccia in casa. Vado subito a vedere cosa succede. Tornerò a riferirle, signore. Cosa sta succedendo qui, ragazzi? Che storia è questa? Chi è stato di voi a fare quel buco nell'acquedotto comunale? Sì, ma non parlate tutti insieme, eh? Nessun volontario? Allora deciderò io. Rispondi tu, Toby. A questo punto è meglio dire la verità. Il colpevole è lui, agente. Ehi, ehi, un momento, aspetti, io sono innocente. Il colpevole è Toby, invece, ecco. Calma, ragazzi, non c'è fretta. Non ho niente di meglio da fare che stare qui ad aspettare che vi decidiate. Insomma, chi è stato dai due? Ecco, il fatto è che... Avanti, di la verità, sei stato tu col tuo piccone, ricordi? È quanto affermavi un attimo fa. Sì, prima l'ho detto, ma mi sbagliavo. Adesso lo ammetto, sei stato tu con la tua pala. Non può esserci il minimo dubbio. Ah no, guarda, sei stato tu, ero io a sbagliare. Ma no, no, la responsabilità è tutta tua. Io non so nemmeno come si usa il piccone. Dai, avanti, questo non è affatto vero. Sai maneggiare il piccone davvero, maestro. Quel tubo l'hai rotto tu. No, è colpa tua. Va bene, adesso basta. Se nessuno dei due si decide a dire la verità, arresterò tutti. Poveri fiori, stanno morendo tutti. Ma che cosa succede? Cos'è tutta questa agitazione? Come mai manca l'acqua? Dicono che c'è un guasto nel bosco. Speriamo che lo riparino presto. Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo. Capisco, quindi la colpa è di tutti. Ma si può sapere perché stavate scavando? Beh, la verità è che abbiamo visto quel pozzo petrolifero e... Dovevo pensarci che c'era il loro zampino. Meglio affrettarsi prima che la terra diventi tutta fango. Lulu, il tuo piano ha funzionato a meraviglia, devo ammetterlo. E nessuno al mondo fa delle torte buone come la vecchia Mary. Già, e soprattutto nessuno al mondo è più bravo di noi a spazzarle via in un istante. Non trovate che ho avuto un'ottima idea per riuscire a mettere al lavoro tutti i ragazzi? Beh, adesso portiamo il terriccio alla vecchia Mary, così potremo mangiare la sua torta. Ma che storia è questa? Cos'è successo? Cos'è successo, Toby? Avete riempito tutte le buche! Perché l'avete fatto? Ci ha obbligato il poliziotto, è stata la nostra punizione, Lulu. In fondo ce lo meritiamo, forse è meglio che cominciamo a scavare. Ehi, no, ferma! Vuoi far ritornare quel poliziotto? Non scaveremo fino al punto di imbatterci nelle tubature dell'acqua. Ci serve solo un po' di terriccio per i fiori della vecchia Mary.
Chi? La vecchia Mary? Ma non è lei quella che prepara delle torte buonissime? Proprio lei! E me ne ha promessa una se le porterò questo secchio pieno di terriccio! Quindi ha inventato tutta quella storia del pozzo petrolifero per indurci a scavare il terriccio per i suoi fiori! Riconosciamolo! Ci siamo cascati un'altra volta! Già, ma questa volta non ne godrete il frutto! Quella torta me la mangerò io! Eh? Ma nemmeno per sogno! Su, ragazzi! Voi, che state facendo? Vi avevo ordinato di smetterla di scavare, ragazzacci! Via tutti, sparite! Fatti da parte, quella torta sarà mia! Fuori dai piedi! Ah! Signora Mary! Le ho portato la terra per i suoi fiori! Fate largo! La mia è di migliore qualità, signora! Santo cielo, che succede, ragazzi? Ecco il terriccio per i fiori! Il mio è migliore! Vi ringrazio per il disturbo che vi siete presi, ma non mi serve! Un po' di tempo fa ho visto una folla che andava al bosco e beh, allora l'ho seguita. Al mio ritorno avevo terriccio in abbondanza e l'ho distribuito fra tutti i miei fiori. Lulu, la prossima volta che ti viene in mente un'idea, lasciamene fuori, d'accordo? Tanto lavoro per nulla! Non è Totonio, quello che sgogga dal suolo! Giocare con...